Scagni, è nato il 7 dicembre 1863 e morto a Roma nell'agosto del 1945. È stato un compositore e direttore d'orchestra italiano. Mascagni visse a cavallo tra 800 e 900 e il successo formidabile ottenuto nel 1890 col suo primo capolavoro, La Cavalleria Rusticana, non fu tuttavia eguagliato dalle opere seguenti, seppure di fattura sempre pregevole e molte delle quali entrate stabilmente nel repertorio delle orchestre italiane. Cavalleria Rusticana è un'opera di un unico atto ed è andata in scena per la prima volta il 17 maggio del 1890 al Teatro Costanzi di Roma. Cavalleria Rusticana fu la prima opera composta da Mascagni ed è certamente la più nota fra le 16 composte dal compositore di Borghese. Oltre a Cavalleria Rusticana, solo Liris e Enrico Fritz sono rimaste nel repertorio stabile dei principali individui. Il suo successo fu enorme già dalla prima volta in cui venne rappresentata, appunto, il 17 maggio 1890, e tale è rimasto fino ad oggi. Basti pensare che ai tempi della morte di Mascagni, avvenuta nel 1945, l'opera era già stata presentata più di 14.000 volte solo in Italia. Dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni vi faremo ascoltare ora l'intervento.